que todo será igual, no cambiará mañana. El sol volverá a salir, la luna será más blanca, el río será más río, no caerán las montañas. Florencia. Qualcuno avrà un problema. Perché me quedo muda, prendida en tu mirada. Porque todo es lejano, porque sin ti ya no hay más nada. Porque no existe nada, ni príncipes ni sueños. Flor. Todo es mentira. Flor. Porque sin ti ya no hay más. Florencia, no? Sì, è Florencia. È proprio Florencia. Un mio profumo è claro, llegarás a buscarme en una carroza blanca como en los cuentos de antes. Tu seguirás allí, yo seguiré soñando. E quelli non sono i tuoi fratelli? No, Flor! Flor! Io non ci posso credere. Hanno tutti complottato contro di me, mi hanno detto che andavano a dormire perché erano stanchi. Qualcuno ha un gran problema. Perché sin ti già non hai más nada. Perché non esiste nada, ni príncipes ni sueños. Perché todo es mentira, perché sin ti già non hai más vida. Bitte non dare scandalo, Frau Malamala. Voi donna vecchiona, forse dare disturbo a piccolo Mattias? Vecchiona sarà la tua nonnona. E si è sempre comportata come una sfrontata con tutti i bei ragazzi che ha trovato sulla sua strada, sempre. Che cosa significa? Niente, niente, mi capisco da sola. Ehi, un momento, per favore, non è come state pensando. No, io invece sapere perfettamente quello che lei sta ripensando e facendo. Lei con Frau Malamala andare sempre peggio. Da povera piccola Maya a donna grande e fecchiona come Frau Malamala. Ma tutta invidia. Che cosa? Non posso crederci. Lei ha baciato quella bambina. Ma perché non è andato a farsi una doccia fredda invece? Che hai detto? Niente, mi scuso, ho esagerato. Come al solito, stupida cicciona. Ma insomma, voi due chi siete per mettervi a dare giudizi su questa coppia? Essere morale questo, eh? Oh, e poi inoltre, come potete paragonare questa donna adulta di esperienza con quella piccola che non saprà neanche dare un bacio? Ma di sicuro lei avrà il cuore meno freddo del suo, gallina sorgelata e spennacchiata. Basta! Stupida cicciona, mi hai stufato! No, io tu ti spacco la faccia, mi tranquilla! Basta! Smettetela, tutte e tre! Ma che fai? Applaudi pure. Applaudo per non ammazzarla. Bisogna fare qualcosa, Federico. Forza, andiamo a smascherarla davanti a tutti quanti. Andiamo. No, no. No, perché? Delfina, lascia gestire questa cosa a me. Federico, ti prego, non mollare. Quella ragazza è una bugiarda e ha reso complici anche i tuoi fratelli. Stai tranquilla, questa non gliela farò passare liscia. Non credevo che potesse ingannarmi così. E non posso spiegarti quanto mi fa male quest'inganno. E ora voglio un rappresentante di ogni gruppo mentre facciamo il conteggio dei voti. Accidenti, come sono nervosa. Flor! Ehi, Franco, aspetta, sono così agitata che mi si sono sciolte le scarpe della fortuna. Non vedo l'ora che dicano il vincitore del concorso. Floricienta, spero tanto di sentir dire che ha vinto Floricienta e il suo gruppo. È pazzesco. Oh, strega! Chi? Pericolo, strega! Strega, strega insieme a Fede, li vedi, guarda bene. Che? Sono lì. Tranquilla, Carly, sbaglio tutti quanti, vedrai. Sono là in mezzo alla gente. Ovvio dico. Che c'è gente, è uno spettacolo e c'è molta gente. Certo, è così. Federico, la strega, sono lì, cretina. Che? Dove è andato? Li avrà visti. Perché ci mettono tanto? Sono molti nella giuria. No, sono tre. Tre, perché ci mettono tanto se sono tre? Sono solo tre. La mia mamma si chiama Titina, tu non la conosci. Ah sì, la conosco. No, non la conosci. E adesso ho bisogno che mi dia forza, la vado a cercare, non so perché te lo sto dicendo. Basta, basta, è ora di finirla, eh? Io ricomincerei con il ragazzo. Io parlo dell'imbroglio, vecchiaccia imbalsamata. Me ne vado, ciao. E fai bene, piccolo. Me ne vado anch'io con te. Sai, abbiamo fatto male a dare spago alla servitù. Perché invece non giochiamo qualcosa noi due da soli. Ecco, per esempio, il sexy game, che è un bottoncino in mezzo che bisogna spingere. Non voglio giocare a niente, vado via. Ma prima vado a vedere i ragazzi. No, i ragazzi no. Ai,
via, non mi faccio muovere in fretta perché ho ancora i cardini completamente, come dire, fuori posto. Volere massaggio? No, no, no. Sarà meglio che andiamo a fare il caffè, andiamo, Greta. Casualmente sono andata a sbirciare, i ragazzi ronfavano con le zampe distese come di risbrunzi. Io vado a vederli lo stesso. Anch'io andrò a vedere i piccoli dormire. No, alto là, fermatevi! Guardate che se fate un altro passo potrei commettere uno sproposito! Scusa, per caso c'è qualche problema con i ragazzi che noi non sappiamo? Maria Bonita? Oh, Raul, sei ancora più focoso di quando eravamo sposati, amor mio. No, Titi, non sei tu che mi fai diventare così, solo tu sei. Che peccato, proprio ora che devi andartene. Tu sei più infuocato di un calorifero. Sì, ma posso restare a dormire? No, sì, ti prego. Sì, e se poi entrassi il bambino prego, e ci vedessi? Ho parlato con lui, non c'è problema. Fammi dormire con te, ti prego. Posso, come quando... amore, dobbiamo essere riservati. Poi il bambino che penserà? Il bambino è piuttosto grande, ormai andiamo, amore mio. Su, vieni, andiamo in camera. No, non mi toccare. Guarda che mi accendo come un fiammifero. Io non sono insensibile. Mamma, perché non... Che succede? Federico, guarda che sono loro che si dovrebbero nascondere, non noi! Shh, stai zitta, voglio vedere fino a che punto arriva la bugia. Sì, abbiamo preso una decisione. Vado. Chi ha vinto? Guarda controluce! Bene, è giunto il momento che tutti aspettavate. Ecco qui la busta con il nome del vincitore. Sbrigati, mi sento male! Un momento! E aprila su! Adesso la apro! Dice il nome! Vai. Ha vinto! Dice il nome! Vogliamo sapere il nome! Qui, a casa mia, mamma, io abito qui, proprio sotto il mio naso! Non ci posso credere, è incredibile quello che hai appena fatto! Damian, non è come pensi. Ma non è quello che penso, che mi vergogno, vestiti! Tu mi fai vergognare, sei tu che mi fai vergognare, sei proprio una bambina, mamma! Aspetti che io esca per portarti un uomo in casa! Un uomo? E tu chiami in questo modo tuo padre? È solo un uomo, e anche dei peggiori! Ma andiamo, per favore, tu dovresti essere contento per quello che mi sta accadendo! Contento? Ma tu lo sai quanto mi è costato abituarmi all'idea di non avere più un padre? L'unica cosa che volevo era avere una famiglia normale, una famiglia felice, avere una famiglia, solo questo. Qui non c'è nessuno! Oh, no! Qui non ci sono i piccoli e nemmeno i grandi! Ma dove sono tutti quanti? Dove sono? Mi chiedo, dove Grassona. Sono? Grassona! Dai, parla! Di cosa? Parla subito! No! Di cosa? Parla o tacerai per sempre! I ragazzi sono andati con Flor. Florenzi, ancora una volta! E dove diavolo li ha portati il piccolo Cardo questa volta? E al capannone. Al capannone? My God! No. Perché? Che cosa ha di male il capannone? Carino. No, non ha niente, no. È che lo stavano sistemando, lo devono pitturare e... Certo, è molto strano. Florence mi ha detto che aveva bisogno d'aiuto, ma non pensavo che lo avrebbe chiesto ai ragazzi. Senti, amore mio, tu puoi anche essere un gran bel bocconcino da mangiare, ma ti avverto, mio caro, che a me tu non prendi in giro. Quando tu parli, io ascolto e rifletto, ascolto e rifletto, ascolto e rifletto. Dimmi dove sono il piccolo Cardo e i ragazzi. Parla! Bene, prima di sapere il vincitore della gara, la rivista La Brugula rivolge il proprio ringraziamento a tutti quelli che hanno collaborato a questa iniziativa. E inoltre, a chi non è arrivato in finale, noi vogliamo... Vogliamo dirvi grazie di aver partecipato, che vi vogliamo bene e che ora Pepita, senza più giri di parole, ci dirà chi è il vincitore. Coraggio, Pepita! La vittoria della nostra gara va... Attenzione! A Flora e il suo gruppo! Sì, ragazzi! Siamo forti! Ma sì, sentendo anch'io, così quando sarò in ospedale ricorderò questo momento! Ehi, andate via! C'è Federico! Scendete, c'è Federico! Siamo i migliori! È pazzesco, che vergogna! No! Congratulazioni! Anche Martin e Nicolas fanno parte del gruppo! Non ci posso credere!
Nascondiamoci, non devono vederci. Nascondiamoci. Consegno il premio. Fantastico! Avanti, ragazzi, venite a festeggiare, su. Vuoi una mano, Pepita?